I 300 operai della Salpa di Roseto degli Abruzzi hanno aderito in massa allo sciopero indetto da Fly CGIL, Fai CISL e dalla rappresentanza sindacale unitaria dell'azienda. La protesta è stata una risposta diretta ai recenti episodi di incendio che hanno coinvolto una friggitrice, sollevando preoccupazioni significative sulla sicurezza sul posto di lavoro. La mobilitazione ha avuto l'obiettivo di richiamare l'attenzione della proprietà sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza. Assolutamente è necessario che questo tema venga preso sul serio. Il terzo episodio di incendio è stato allarmante. Chi ha assistito, era presente, ha veramente avuto paura questa volta più delle altre volte. Anche perché appunto forse c'è stata una sottovalutazione della situazione. Quindi è urgente, necessario che l'azienda faccia i suoi passi. Ci sono decine di cantieri aperti per la sicurezza dentro quell'azienda. Segno che qualcosa si sta cercando di fare, è pur vero che decine di cantieri aperti tutti insieme sono a loro volta un rischio per i lavoratori, perché c'è un movimento di testerne, di persone, diciamo, spazi che non sono gestiti come di norma, che a loro volta creano difficoltà. In seguito allo sciopero, i vertici della Salpa hanno accolto le richieste promettendo un incremento nei livelli di controllo e l'adozione di nuove iniziative preventive per minimizzare il rischio sui futuri incidenti. La situazione alla Salpa riflette una crescente consapevolezza dell'importanza della sicurezza sul lavoro e della necessità di un dialogo aperto e costruttivo tra lavoratori e proprietà per garantire un ambiente lavorativo sicuro e protetto. Buono il segno di mettersi in moto, ma una programmazione seria della questione sicurezza, perché l'episodio dell'incendio, ovviamente di episodi addirittura, è quello più eclatante, ma il numero degli infortuni gravi è un numero che allarma allo stesso modo. In quella stessa sala frittura sono tantissimi gli infortuni per scivolamento, perché il pavimento è viscido e le persone si fanno male, per esempio. Quindi, come dire, sono tante le cose sulle quali mettere attenzione. Dall'azienda ci aspettiamo che non ci siano atteggiamenti di sufficienza nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma ci sia una collaborazione che è urgente, utile e necessaria.